Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna, mi rendo perfettamente conto che sto esagerando. Eccomi qui, la vostra fata turchina, per dirvi quali sono le mie letture del mese di febbraio. È un mese corto e amaro, come ci dice la saggezza popolare. Io ho letto solo un libro. E che libro? Non so se mi spiego. Questo, che è in due parti. Si può acquistare anche il volume unico, ma dopo io non riesco a leggere una roba così. Invece, uno per volta si può fare. Trattasi delle Nebbie di Avalon, parte prima e parte seconda, della scrittrice americana, credo sia americana, Marion Zimmer Bradley. E fa parte del ciclo di Avalon, edito da HarperCollins, ma anche altre case editrici, ci sono diverse edizioni, questa è quella italiana, e questo quindi è il primo volume, e consta poi di altri sei volumi, ebbene, ebbene, ebbene sì, ne terrò in mano uno, tanto vabbè, dopo guardiamo. Dicevo, questa saga, questa opera, scusate, monumentale, è stata concepita dalla Bradley fine anni 70, vediamo se è americana, non vorrei aver detto una stupidata. Albany, New Jersey, laureata in letteratura nel 64 alla Hardin Simmons University. È stata per lungo tempo ricercatrice alla University of California di Berkeley, niente meno. Ha esordito come scrittrice nel 61, ha scritto tanti romanzi, anche altre saghe, e si è poi affermata proprio come scrittrice di fantasy negli anni in cui il fantasy andava forte. E la storia di questo ciclo di Avalon è piuttosto interessante. Lei l'ha iniziato appunto fine anni 70, inizio anni 80, purtroppo poi si ammalò e sentiva che la vita le sfuggiva come sabbia tra le dita e quindi si fece aiutare. Gli ultimi volumi, adesso lo vediamo, furono scritte da una sua collega e amica. E l'ultimo, il settimo volume, fu scritto completamente dalla amica, che però tuttavia mise il suo, doverosamente, il titolo della Zimmer Bradley in copertina. Sempre come primo nome, se non vado errato. Perché ho affrontato questa opera monumentale, di cui però penso che per ora leggerò solo questo primo volume in due parti, di cui vi parlo oggi. Non leggerò gli altri sei perché unanimemente vengono considerati minori rispetto a questo. Perché l'ho affrontato? La fantasy non è particolarmente, diciamo, alle mie corde, anche se qualcosina l'ho letta, perché Michela Murgia, come ho detto 100.000 volte, nell'Inferno è una buona memoria, ne parla. Perché ne parla? Ne parla perché in un viaggio dalla sua amata Sardegna al continente, cioè tornava a Roma, andava a Civitavecchia, Olbia Civitavecchia, comprò lì nel porto, comprò un libro per passare la nottata perché viaggiava di notte, comprò questo volumone sulle nebbie di Avalon e lo lesse in tutta la traversata. Innanzitutto enorme stima per Michela Murgia, che è riuscita a leggere, ma non ci stupisce, essendo donna eccezionale, la bellezza di mille e tot pagine. Sì, circa 1200 pagine in una notte, perché l'aveva proprio acchiappata. Lei definisce questo, Le nebbie di Avalon, un romanzo femminista. Perché? Perché risponde a tre domande, secondo il test di Bechdel, che è credo una fumettista americana. Le domande sono tre. Ci sono almeno due personaggi femminili chiamati con il loro nome e non con la loro funzione? Sì. C'è almeno un dialogo che si svolge tra donne senza presenza di uomini? Sì. C'è almeno un dialogo che si svolga tra donne senza presenza di uomini, ma senza che si parli di uomini? Sì.
E quindi è un romanzo femminista. Questa mia cosa mi ha incuriosito molto e l'ho affrontato. Dicevo che in tutto sono 7 volumi, io ho cercato di ricostruire, io li ho acquistati tutti, facendo anche un po' fatica perché alcuni non sono facilmente trovabili, ho dovuto comprare da un privato, gentilissimo, e io li ho di là nella libreria grande, diciamo in soggiorno, li ho tutti, però come dicevo non penso che leggerò anche gli altri 6. Quindi il volume primo è questo, fatto di 2 parti e si intitola proprio Le nebbie di Avalon. Avalon è un posto di fantasia che ha comunque parecchio a che fare con Camelot e altre location del ciclo di Re Artù, perché del ciclo di Re Artù si tratta, solo che la scrittrice ribalta completamente la prospettiva di quella saga, dandole una versione tutta al femminile, cioè facendo veramente protagoniste assolute tutti i personaggi femminili, i principali, diciamo, della saga di Re Artù. Quindi le nebbie di Avalon è il primo volume, poi c'è La casa della foresta, che è un po' il rifacimento delle querce di Albion. Io ce li ho entrambi, però sono la stessa roba. Terzo volume, La signora di Avalon. 4, La sacerdotessa di Avalon. 5, L'alba di Avalon. 6, La dea della guerra. E 7, La spada di Avalon, che indovina un po' qual è, Excalibur. Spoilerone. Allora, dicevo, li ho comprati, ma parlo appunto proprio di questo primo volume. E si tratta appunto, come dicevamo, del ciclo di Re Artù, dove la storia viene ribaltata dando spazio ai personaggi femminili. E quindi, in questo primo volume in particolare, vediamo e approfondiamo e ci emozioniamo indubbiamente per le vicende di Morgaine. Ecco, qui il traduttore e la casa editrice hanno deciso di usare i nomi originali, quindi non Morgana ma Morgaine e così via, Arthur e non Arthur, eccetera eccetera. Quindi la prima, quella veramente di cui vi innamorerete, che vi conquisterà, è Morgaine, sacerdotessa di Avalon, figlia di Gorlois e di Ygraine. Anche a Ygraine, soprattutto nella prima parte, mi ha dato molto spazio. Poi c'è Murgos, sorella minore di Ygraine e di Vivian, moglie di Lot di Lotan. Tanti personaggi sì, ma all'inizio di ciascun volume c'è tutta una sintesi dei personaggi divisi per luogo di provenienza, c'è tutto un elenco delle location, quindi molto chiaro, ogni tanto andate a vedere chi è questo qua e ve la cavate benissimo, tanto poi ci pigliate la mano. Poi c'è Vivian, che abbiamo già detto, che è la sorella di Ygraine e di Murgos, detta in italiano Vivian, che è anche la signora del lago, che si resta un po' sospeso se lei sia buona o cattiva, come anche gli altri personaggi femminili. Poi c'è Arthur, il sommo re di Britannia, figlio di Uther e di Ygraine. E poi c'è Ginevra, che qui è Guinevere, moglie di Re Artù. E poi c'è quel birbantello di Lancelot Lancillotto, figlio di Vivian, adottato da Reban. Perché c'era un po' questa cosa, che qui viene, in questo romanzo viene ampiamente riportata, cioè che quando una donna, credo, almeno lei parla soltanto di principesse, nobili, eccetera, non so se questo avveniva anche per la povera gente, quando una donna aveva un figlio, 2 figli o 3 figli, forse uno solo, questa cosa non avveniva, per poterle consentire di seguire bene la famiglia, il marito, assisterlo, a cucirgli gli abiti, perché poi faceva anche le nobili, facevano tutto loro, no? Tessevano gli abiti, li cucivano, eccetera, eccetera. Non c'era ancora il fast fashion, era lungi da venire, o almeno un figlio o una figlia veniva data in adozione ad un altro nobile, e questi poveracci e queste poveracce vivevano separati per tutta la vita, magari si incontravano ogni tanto, signora madre o signor figlio o signora figlia, vivevano con dolore ovviamente questa cosa come tragedia, giustamente, e anche
i bambini o le bambine lo vivevano, perché poi non erano neonati, venivano adottati quando erano già, insomma, potevano percepire benissimo la mancanza della madre. È un sicuramente un libro appassionante che dalla prima all'ultima pagina regge benissimo. La Murgia si interroga e dice: è letteratura alta? No. Molti miei colleghi scrittori storceranno il naso? Sì. Ma il suo femminismo le fa dire che tutte le donne lo dovrebbero leggere. Io ve lo consiglio perché è un libro scorrevole, è vero, io ci ho messo tanto, ma perché questo mese è stato anche pieno di cose da fare. E questa è un po' la prima parte. La seconda parte, appunto, parte seconda, conclude il primo volume del ciclo di Avalon. E quindi dicevamo appunto che negli ultimi volumi fu aiutata da questa sua collega e amica che è Diana Paxson. Dal quinto volume c'è accanto al nome della Zimmer Bradley quello della Paxson, e addirittura poi nell'ultimo volume fu scritto soltanto dalla Paxson e su bozza della Zimmer Bradley, ma mise come nome in testa il nome dell'amica. Questo secondo volume prosegue nelle vicende al femminile del ciclo di Re Artù. Mi sembra, da quel pochino che so del ciclo di Re Artù, che questo libro, questo romanzo in due parti, sia rispettoso poi delle vicende del ciclo arturiano, però appunto mette in evidenza i personaggi femminili e ne fa protagoniste assolute. I personaggi sono i medesimi: Morgan, Arthur, Ginevra, che c'è quel nome impossibile, Lancelet, ancora più sviluppati e approfonditi. Gli altri, Igraine, Viviane, eccetera, restano un po' più sullo sfondo, o perché decedono, so, adesso non voglio fare spoiler. Lo stile e l'ambientazione è lo stesso della prima parte, e la storia si conclude con vicende d'amori, tradimenti, incesti, faide, tranelli, vendette, soprattutto conflittualità tra il dio dei cristiani e la dea di Avalon. Quindi abbiamo un dio e una dea, il maschile e il femminile. Oserei dire che forse l'autrice tifa molto per questa dea, anche se alla fine ne esce un po' malconcia dal confronto. In realtà la religione della dea di Avalon è assai simile al cristianesimo, che conserverà però, che conserva però delle antiche spiritualità parecchio pagane, no? Riti druidici, anche sanguinari, accoppiamenti selvaggi e quant'altro. Qui si conferma in maniera ancora più estrema, mi sono scritto, il femminismo di fondo dell'opera, e opinione comune è che i successivi sei volumi non siano paragonabili. Ecco, forse li leggerò, sicuramente li leggerò, magari più in là, chissà quando. E quindi, interessante, assolutamente consigliato, mi ha assorbito tanto tempo, anche perché ho avuto, ripeto, tanti impegni questo mese, non so come mai, ma boh, si vede che c'erano tante cose da fare, quindi leggevo semplicemente qualche pagina la sera, e quindi per finire questo volumone, diciamo, ci ho messo un pocolino. Adesso sto affrontando un libro di tutt'altro genere, di cui poi vi parlerò, perché farà parte poi sicuramente delle letture marzoline. Quindi queste sono le mie letture scarse, ma a mio parere, almeno a me, hanno interessato, perché piuttosto particolari, del mese di febbraio. E amiche e amici, io vi do un bacione, qui il vento mi scompiglierà i capelli, e ci vediamo alla prossima. E fate sempre quello che vi fa stare bene, mi raccomando, questo è molto importante. Che ne dite di questa pettinatura? Ditemelo nei commenti, ma lo so che me lo direte. Alla prossima.